Direi comunque di iniziare con la raccomandazione appunto dei tempi, che ricordo che sono 3 minuti complessivi per l'illustrazione dell'interrogazione e la replica, e per 3 minuti complessivi per la risposta in capo alla Giunta. L'oggetto con cui iniziamo è l'oggetto numero 13. Ad essere interrogato è l'assessore Bartolini. A presentare l'interrogazione è il consigliere Ricci. Il tema è la deliberazione numero 223 del 25 febbraio 2016, adottata dal direttore generale facente funzioni dell'azienda USL numero 1, fondo incentivante per il personale relativo alla realizzazione del nuovo ospedale della Media Valle del Tevere. Informazioni della Giunta a riguardo. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Si tratta, come da lei citato, della delibera del dirigente generale facente funzione afferente alla USL Umbria 1, numero 223 del 25 febbraio 2016. È un fondo incentivante, si tratta della liquidazione del 50% e quindi del secondo stralcio afferente a 7 dipendenti per un totale complessivo di circa 41.000 euro, di cui la delibera che cito è afferente appunto al secondo stralcio e quindi al conclusivo 50%. E come ricordato dal Presidente dell'Assemblea Legislativa, era afferente a quadri complessivi legati alla realizzazione dell'ospedale della Media Valle del Tevere. La interrogazione con risposta immediata, stante le procedure dell'articolo 88, è tesa a conoscere se in momenti di risparmio come quelli che stiamo affrontando tale fondo incentivante era strettamente necessario e se era necessario anche capire se vi era l'obbligo di riportare i nomi dei fruitori nella stessa delibera, in quanto nella delibera citata non ci sono i nomi dei fruitori ma semplicemente le iniziali e i numeri di matricola. Tale era il quesito che avevamo posto alla Giunta regionale e ringraziamo l'assessore con delega Antonio Bartolini per le informative che vorrà porre all'attenzione del Consiglio regionale stesso. Grazie. Prego, assessore Bartolini. Grazie, consigliere Ricci. Allora, mi è stata trasmessa una nota ieri sera da parte dell'ASL che ho anche verificato un po' per le mie conoscenze specifiche sul campo e ritengo che la risposta che adesso leggerò in via sintetica sia, a mio modo di vedere, esaustiva e congrua. Ricordo che, come sapete, sulla materia dei lavori pubblici esiste una norma che è quella del oggi abrogato decreto legislativo 163 del 2006 al tempo vigente, che all'articolo 93,7 ter prevede per gli incarichi fatti all'interno dell'amministrazione di progettazione la nota percentuale del 2%, modificata da ultimo nel 2014, dove sono stati tolti i compensi per i dirigenti. In particolare nella USL Umbria questa norma poi trova una attuazione nel regolamento aziendale numero 719 del 2001. Ricorda l'amministrazione che la Corte dei Conti, sezione controllo dell'Umbria del 2011, ritiene che sia un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva che aderisce al rapporto di lavoro la percezione di questi emolumenti. Per quanto riguarda, e quindi è un diritto che è stato riconosciuto ai dipendenti, per quanto riguarda la spesa, il regolamento non prevede il 2% ma l'1,5%.
e nel caso concreto è stato riconosciuto addirittura l'1,2%, quindi con significativi risparmi di spesa, perché non si è ricorso all'esterno a procedure di evidenza pubblica, incarichi esterni, e all'interno sostanzialmente c'è stata una ricortazione del 40% rispetto al tetto massimo legislativo. Per quanto riguarda i nomi, l'azienda ritiene che si sia fatto nella delibera questo in ottemperanza alla legge sulla privacy, e comunque giustamente si ricorda che la normativa in materia di trasparenza prevede solo la pubblicazione, cosa che è pubblicata nel sito aziendale, del quantum erogato, ma non prevede l'indicazione dei nominativi. Prego, consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, mi appare una risposta circostanziata e tecnicamente adeguata. Certamente i dipendenti che svolgono funzioni aggiuntive vanno incentivati secondo il quadro normativo. Mi auguro che comunque vi sia una cultura complessiva tesa al risparmio e alla ottimizzazione dei costi di gestione, anche quelli afferenti al personale, perché i tempi complessi che le pubbliche amministrazioni vivono necessitano anche di cogliere adeguatamente quali sono le reali esigenze, per cui occorre investire le risorse che oggi sono particolarmente preziose e che provengono, è bene ricordarlo sempre, da sacrifici di imprese e cittadini che sostengono i servizi e appunto le pubbliche amministrazioni. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'oggetto numero 15. Si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri Fiorini, Nevi, Ricci, Squarta, Mancini e De Vincenzi, rivolta sempre all'assessore Bartolini. L'oggetto: nuova scuola primaria realizzata dal Comune di Valfabbrica, presunta non correttezza utilizzazione di finanziamento assegnato dalla Regione, informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Chi presenta? Fiorini? Prego, consigliere Fiorini. Grazie Presidente. L'amministrazione comunale di Valfabbrica approva la realizzazione del primo straccio della scuola primaria di Valfabbrica per un importo complessivo di circa 615.000 euro. L'amministrazione comunale approva la realizzazione del secondo straccio della scuola primaria di Valfabbrica per un importo complessivo di 241.542 euro, che complessivamente il costo per la realizzazione della scuola primaria ammonta a circa 860.000 euro, finanziando quanto ad euro 319.000 con contributo regionale a valere sulla legge regionale 11/2004 e quanto ad euro 537.000 euro con due mutui a totale carico del bilancio comunale scadenti rispettivamente negli anni 2030 e 2032, da ultimo rinegoziati con delibera e con nuova scadenza al 30 giugno 2040, comportante altresì maggiori oneri finanziari per circa 44.000 euro. Che la fruizione della predetta scuola primaria di Valfabbrica è avvenuta a decorrere dal 7 gennaio 2015, mentre fino a tale data l'attività scolastica è stata esercitata sempre nel più funzionale e più volte ristrutturato, sottolineo ristrutturato, edificio di proprietà comunale posto in via Mameli, adiacente la chiesa, il municipio e il parco pubblico. Il nuovo edificio scolastico non è comporta delle criticità. Non è presente un'aula docenti e un locale per personale ATA, non è presente un locale adibito al primo soccorso, non è dotata di aule per l'insegnamento di materie alternative alla religione cattolica, infatti gli alunni di altre professioni religiose durante lo svolgimento delle lezioni di religione cattolica vengono fatti sostare o nel corridoio, ovvero nel locale mensa, creando notevoli disagi al personale addetto alla refezione. Sono garanti i servizi igienici, esistono soltanto due locali adibiti a bagni, di cui uno per i maschi ed uno per le femmine. Il personale docente e non docente fruisce degli stessi servizi igienici delle bambine. Il materiale di pulizia utilizzato dal personale non docente in mancanza di un locale
un locale appositamente adibito, sono stoccate nei servizi igienici delle alunne. Le aule sono dotate di ampie vetrate, le quali però sono sprovviste di sistemi che permettono la riparazione dei raggi solari, tende, veneziane, eccetera. Pertanto non è riparata dal caldo dei raggi solari nei mesi primaverili ed estivi. La cabina dell'impianto elettrico della scuola è posizionata lungo il corridoio ad altezza dei bambini. Le vie di evacuazione per i diversamente abili in caso di calamità risultano inadeguate. Essendo l'edificio di nuova costruzione, presenta già problemi di infiltrazione d'acqua, tant'è che in alcune parti dei muri perimetrali sono visibili evidenti infiltrazioni di acqua. Il locale adibito a preparazione pasti sembra non essere stato realizzato conforme al progetto definitivo approvato, tant'è che attualmente non viene utilizzato. Dal verbale di delibera del Comune e Consiglio Comunale si evince che il progetto realizzato è radicalmente diverso da quello descritto dalla stessa delibera. Dispone di spazi congrui l'edificio nuovo, l'ex scuola, dispone di un ingresso, cioè presenta numerosi aspetti positivi, di cui ingresso per l'approvvigionamento delle merci e per l'accesso del personale addetto al servizio mensa, l'ingresso riservato ai mezzi di trasporto scolastici che consente la salita e la discesa dei bambini in condizioni di sicurezza fruibile soprattutto dai portatori di handicap, ingresso riservato ai pedoni, è dotata di ampie e ben illuminate aule destinate sia alla didattica sia alle attività di laboratorio, nonché ad ampi spazi per i momenti ricreativi, dispone di spazi congrui riservati al personale docente e non docente, presenta un ampio spazio esterno ad uso esclusivo della scuola destinato al gioco e alle attività sportive, inerente interamente recintato e sufficientemente... Consigliere Tempo. Vado veloce. In poche parole, il vecchio edificio rispetto al nuovo è sicuramente migliore e noi chiediamo innanzitutto la possibilità di riutilizzare l'ex edificio e poi interroghiamo l'assessore perché chiediamo, al quale chiediamo se sia a conoscenza della problematica sollevata, se il Comune di Valfabbrica abbia provveduto a trasmettere alla Regione l'area di concessione relativa all'utilizzo delle risorse assegnate, se i competenti uffici regionali abbiano mai provveduto ad eseguire i necessari controlli sull'utilizzo e la eventualmente con quali esiti, quali azioni intende compiere la Regione in considerazione della difformità che sembra emergere fra quanto progettato e quanto realizzato dal Comune di Valfabbrica e tenuto conto della possibilità che il Comune abbia prodotto attraverso l'utilizzo non corretto delle risorse assegnate un danno erariale. Grazie. Prego, Assessore Bartolini. Grazie, Consigliere Fiorini. Allora, per quanto riguarda la pratica in oggetto, la Regione Umbria ha messo il Comune di Valfabbrica alla partecipazione ai piani regionali del 2008-2009 e del 2010-2011 con un finanziamento per l'anno 2009 di 258.000 euro e per il 2011 di 61.542 euro. Con successive determinazioni, le leggo piano in modo che possano essere utili come anche come documentazione, numero 5844 del 17 giugno 2009 e numero 4559 del 23 giugno 2011 sono state liquidate da parte della Regione le dette somme. Il dirigente, al fine della liquidazione, come previsto dalla legge, richiedeva al Comune di presentare entro due anni dall'atto di liquidazione, quindi questi atti, una certificazione che desse conto dell'utilizzo delle risorse erogate. Ora, queste due certificazioni che sono richieste dalla legge, che sono pervenute, che attestano la corrispondenza, sono precisamente la certificazione del 30 giugno 2011, protocollo numero 4800 del Comune di Valfabbrica, con cui appunto il Comune attesta che con la presente si certifica che le suddette somme vengono utilizzate per l'esecuzione dell'opera determinata allo scopo di una migliore fruizione e gestione. Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con delibera di Giunta Comunale 131 del 2010, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva
con determina dirigenziale numero 200 del 1 giugno 2011 e in data 16 giugno 2011 è stato sottoscritto il contratto d'appalto. Per il secondo finanziamento è arrivata un'analoga certificazione di regolarità del 4 settembre 2013, protocollo 5944, con cui sostanzialmente si ribadisce per il secondo finanziamento quanto evidenziato da sopra. Ciò doveva fare la Giunta, quindi il procedimento, la Giunta, scusate, l'amministrazione regionale e gli uffici della Giunta, e la documentazione che è richiesta dalla legge e dalle determine è esaustiva. Grazie Assessore. Consigliere Fiorini, se vuole per una breve replica, visto che è andato fuori di due minuti per l'illustrazione. Grazie. Grazie Presidente, grazie Assessore della delucidazione che ci ha dato, ma comunque un edificio presente già nel territorio e che era funzionale, non mi compiace come possa essere stato abbandonato. Abbiamo dato la possibilità di costruire un nuovo edificio con soldi anche regionali che poi presenta delle gravi problematiche, tra cui anche l'infiltrazione delle piogge, delle acque piovane. E non capisco perché è stata data la possibilità di utilizzare altro cemento, e visto e considerato da tenere presente anche il fatto che ci sono state delle proteste anche da parte dei genitori e da parte degli insegnanti e via discorrendo, e che chiedendo poi anche l'opposizione al comune di riutilizzare il vecchio edificio perché è nettamente migliore rispetto a quello nuovo. Grazie. Fiorini. Passiamo ora all'oggetto 16, presentato dai consiglieri Casciari e Chiacchieroni e diretto all'assessore Cecchini. Stato di attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale 94/2015 numero 12, testo unico in materia di agricoltura, relativamente al Banco della Terra. Prego, assessore consigliere Casciari. Sì, grazie Presidente, buongiorno. Questa interrogazione è tesa un po' a definire qual è lo stato di attuazione del Banco della Terra. Però prima ringrazio l'assessore Cecchini per la sua presenza. Solo diciamo, poi portare dei dati conoscitivi che ritengo importanti, che sono i dati di Infocamere del 2015 che riportano che sempre di più il settore agricolo è uno dei settori dove i giovani preferiscono investire per un'attività, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo. Dicevo, i dati Infocamere riportano che il 24,1% delle nuove iscrizioni proviene dal settore agricolo e di produzione di prodotti per animali, e anche i dati di Coldiretti, sempre relativi al 2015, hanno riportato un aumento record dei giovani imprenditori agricoli che è pari al più 35%, e fra questo incremento così forte riporta poi anche un lavoro femminile che ha dato un più 76% in ambito appunto dei lavoratori agricoli. Le indagini svolte dalle associazioni di categoria fanno anche emergere che il 70% delle imprese under 35 operano in settori di agricoltura molto diversificati e praticano un'innovazione molto spinta, con attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta alle fattorie didattiche, dall'agricoltura sociale alla tutela dei parchi e dei giardini, fino alla cura del paesaggio e il tema delle energie rinnovabili. I dati confermano anche che, soprattutto quelli riportati dal Censis in un'indagine condotta per la CIA, che sono stati 17.000 i giovani con meno di 30 anni a partire dal 2010 ad avviare un'impresa agricola, e su 100 start-up attive nel comparto, 15 sono state create da giovanissimi, e soltanto nel settore agroalimentare il loro contributo vale il 18,3% del totale.
Quello che emerge anche sempre da una rilevazione Eurispes che ha elaborato i dati Coldiretti relativi al 2014 è che il centro Italia ha una variazione percentuale molto elevata rispetto appunto all'occupazione giovanile nel settore agricolo con un più 39%. Quindi questa premessa per indicare che l'agricoltura è certamente un settore di attività economica che attrae per fortuna ancora molti giovani. E la Regione Umbria, raccogliendo questi stimoli che arrivano dal mondo produttivo, negli anni ha scelto, anche attraverso specifiche disposizioni legislative con atti di programmazione, di sostenere, incentivare e sviluppare politiche per il sostegno all'imprenditoria e soprattutto alla crescita occupazionale nel settore agricolo, favorendo in particolare l'accesso dei giovani all'agricoltura. In primis per agevolare il ricambio generazionale in questo importante settore, per stimolare un'economia sociale e sostenibile, e qui rientra tutto il progetto di legge sull'agricoltura sociale, e anche e soprattutto per il recupero e l'utilizzo di terreni agricoli o a vocazione agricola e di immobili di proprietà privata o pubblica per fini sociali. Queste priorità di intervento trovano applicazione concreta nel attuando nuovo PSR, Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che destina specifiche risorse a questo ambito, proprio per i giovani agricoltori, e nonché nel capitolo terzo specifiche misure relative all'agricoltura sostenibile. Quindi lo scopo di questa interrogazione che abbiamo presentato insieme al consigliere Chiacchieroni è quello di conoscere qual è lo stato di attuazione del Banco della Terra, del relativo regolamento e dei procedimenti che sono stati avviati per la costituzione degli elenchi, che ricordo sono elenchi di terreni agricoli a vocazione agricola, ovvero di terreni agroforestali, di aziende agricole, di fabbricati rurali, che possono essere sia di proprietà pubblica, quindi degli enti locali, o privata, che siano idonei e disponibili a locazione e concessione, così come riportato dagli articoli 196 e 207 del nuovo testo unico. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente, come ha appena affermato il consigliere Casciarri, l'agricoltura offre svariate possibilità ai giovani che vogliono avviare questa esperienza, sia da un punto di vista di strumenti normativi, ma anche da un punto di vista finanziario. Voglio ricordare che nella passata programmazione comunitaria 2007-2013 sono circa 500 i giovani che hanno avviato una attività legata o all'agricoltura tradizionale o alla quella multifunzionalità che ormai le imprese agricole hanno attraverso agriturismi, fattorie sociali, fattorie didattiche, produzioni legate a piccole filiere. E anche nella programmazione attuale, che ha riconfermato in percentuale forse la dotazione più ampia di risorse rispetto a tutto il contesto nazionale, la misura legata è destinata ai giovani a circa 20 milioni di euro da qui al 2020, e il primo bando ha avuto una copertura di 8 milioni di euro e al quale abbiamo dato priorità anche offrendo la possibilità di fare investimenti in modo trasversale a chi inserisce nel proprio piano economico finanziario anche investimenti legati a misure non ancora aperte del piano di sviluppo rurale. Quindi sono ingenti le risorse a disposizione, ingenti anche il sostegno che viene offerto a giovani che sempre di più scelgono, per fortuna, anche di dare una mano con la loro creatività, di innovazione, a quel bisogno che c'è di essere sempre di più compatibili con l'ambiente e di avere sempre di più cura in produzioni di qualità e che possibilmente portino valore aggiunto anche alla nostra salute e alla sicurezza alimentare. Nello specifico, la legge che ha approvato il Consiglio regionale passato
negli ultimi, diciamo, mesi, nell'ultimo anno della sua attività legislativa, offriva ed offre la possibilità anche di poter avere, tra le altre cose, la disponibilità di quei terreni che a volte sono incolti e che a volte appunto non hanno, non danno non solo reddito, ma probabilmente non danno neanche un contributo al paesaggio. E la Giunta doveva poi approvare il relativo regolamento. Siccome la Giunta, nel frattempo la nuova Giunta, ha individuato delle necessarie aggiustamenti perché quella legge sia conforme ad altri dispositivi normativi legati all'agroforestale, alla forestazione, quindi a materie attinenti al disegno di legge, e sono state apportate le modifiche qualche mese fa, e credo che lunedì prossimo la Giunta regionale, con il parere del Comitato legislativo, saranno nelle condizioni di adottare il nuovo testo ammodernato, che poi approderà in Consiglio regionale, dopodiché velocemente lavoreremo al regolamento, perché naturalmente se andiamo a modificare alcuni passi della legge, poi di conseguenza anche il regolamento ne dovrà tener conto. Quindi lunedì credo ci sarà l'adozione delle modifiche alla legge e poi successivamente nelle prossime settimane il regolamento. Grazie Assessore. Consigliere Casciarri, brevemente per la replica. Sì, grazie Assessore Cecchini. Riteniamo che appunto il Banco della Terra sia uno strumento indispensabile sia per attuare alcune misure importanti del PSR, ma anche uno strumento importante di tutela del territorio e occasione per alcuni giovani e anche per alcune imprese appunto agricole che vogliano spingersi in percorsi di innovazione, e quindi la vera disposizione del regolamento e quindi il relativo elenco possa essere un'occasione importante di mettere anche a sistema la risorsa paese e territorio con quello del lavoro e dell'innovazione. Direi di procedere con l'atto 22 del consigliere Squarta, rivolto all'assessore Paparelli, per il quale risponde l'assessore Cecchini. Informazioni da parte della Giunta regionale relativamente all'attuazione e al finanziamento della misura cosiddetta Garanzia Giovani, finalizzata all'abbattimento del livello di disoccupazione giovanile. Prego, consigliere Squarta. Grazie Presidente. Come tutti sanno, la Garanzia Giovani è lo strumento di cui si è dotata l'Unione Europea per abbattere il livello di disoccupazione giovanile e prevede finanziamenti finalizzati per i Paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%. La raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani invita gli Stati a garantire ai giovani inferiori a 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro o proseguimento degli studi o apprendistato di tirocinio o altra misura di formazione entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita del sistema di istruzione formale. Nello specifico contesto italiano, tale iniziativa è stata estesa ai giovani disoccupati fino a 29 anni di età. Tale previsione è contenuta nel piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, il PON, IEI, in base a cui il Ministero ha assegnato all'Umbria un ammontare complessivo di circa 22 milioni di euro. A sua volta la Regione, in qualità di organismo intermedio del PON IEI, ha adottato il piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani, con cui ha destinato circa 4 milioni di euro all'erogazione della misura 5. In particolare, la misura relativa al tirocinio extracurriculare prevede tirocini di 6 mesi con un'indennità mensile massima di 500 euro lordi e quindi non superiore a 3.000 euro in tutto il periodo, un bonus anche per le aziende partner, tale per cui in caso di assunzione con un rapporto di lavoro subordinato, entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, il datore di lavoro riceve un incentivo economico. Preso atto che sono state sospese dal 18 aprile e fino al 30 giugno le procedure informatiche per l'accesso ai tirocini di cui trattasi, con particolare riferimento 1. Alla stipula di nuove convenzioni di tirocinio fra soggetti ospitanti e soggetti promotori già registrati, la registrazione di nuovi soggetti promotori ospitanti, la creazione di nuove proposte di tirocinio a valere su convenzioni preesistenti. Tutto ciò premesso,
Vorrei sapere quale sia ad oggi, in termini percentuali e di valore assoluto, l'entità delle assunzioni conseguenti alla prima fase di garanzia ai giovani, con riferimento a tirocini extracurricolari, ossia il rapporto fra il numero di tirocini erogati e il numero di assunzioni effettuate dai soggetti ospitanti, e se le proposte di tirocinio inserite nella piattaforma informatica successivamente al 1 marzo e antecedentemente al 18 aprile saranno interamente finanziate da parte pubblica o soggiaceranno alle nuove direttive del Ministero che impongono una quota di cofinanziamento da parte del soggetto ospitante, posto che chi ha già presentato il progetto contava sicuramente sul finanziamento del tirocinio a totale carico della parte pubblica. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Sì, molto velocemente, anche grazie ai, diciamo, appunti che mi sono stati forniti dall'ufficio dal momento che l'assessore Paparelli è fuori. Il consigliere Squarta comunque ha già dato il senso di quello che è garanzia giovani, di quello che rappresenta in Italia, che sta dentro dispositivi europei volti a quei paesi che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 25%, una dotazione finanziaria di oltre 22 milioni di euro. La giunta regionale per il piano Umbro inizialmente aveva messo 4 milioni di euro e poi è passata, raddoppiato, a 8 milioni di euro. Sono i registrati 17.954, di questi presi in carica appunto 14.841, pari all'82,7% dei registrati al netto della cancellazione. Dalle comunicazioni obbligatorie emerge che sono 4.600 i giovani che successivamente alla presa in carico hanno avuto un'occasione di lavoro, il 31,6% dei presi in carico. Tra essi 2.361 sono quelli che hanno avuto un contratto di lavoro dipendente di durata superiore ai 6 mesi, il 16%, trattandosi di un contratto a tempo indeterminato o di apprendisti o di un contratto a termine di durata superiore ai 6 mesi. E nell'ordine i numeri sono 766, 928, 889. La misura del programma Garanzia Giovani più richiesta in assoluto è quella dei tirocini extracurriculari, per i quali sono pervenute da parte delle imprese Umbria 4.000 proposte di tirocini, dei quali 2.534 trasformatesi in progetto formativo. Di questi, già messi a finanziamento per un importo di quasi 6 milioni di euro, sono 2.115, 318 in attesa, 101 in fase di predisposizione. Estremamente rilevante quanto emerge dall'analisi, diciamo, sono ben 827 giovani che a seguito del tirocinio hanno avuto un'occasione di lavoro, pari al 41% del totale dei tirocini avviati. Si tratta di un dato estremamente positivo, considerando che solo 1.232 i tirocini che sono stati avviati da oltre 6 mesi. Poi vado molto velocemente, arriviamo alla seconda fase di garanzia giovani. Il Ministero da questo punto di vista ha introdotto una novità, che è quella del cofinanziamento da parte dei soggetti ospitanti del pagamento dell'indennità di tirocinio. E come diceva appunto l'interpellante, la nuova scheda misura 5 tirocini prevede un'indennità di partecipazione che a partire dal 1 marzo sarà composta da un importo di 300 euro da considerarsi come soglia massima e un importo variabile a carico dell'impresa ospitante. La Regione Umbria ha comunicato al Ministero la volontà di trattare tutte le proposte di tirocinio in fase di esaurimento con le modalità indicate dall'avviso vigente, che prevede l'integrale finanziamento pubblico dell'indennità di tirocinio, per trattare nello stesso modo tutti coloro che appunto avevano aderito al bando. Il Ministero ha avallato la soluzione proposta dalla Regione, secondo cui le disposizioni della seconda fase si applicano a partire dagli avvisi emanati dal 1 marzo 2016, in coerenza con il criterio del tempus regit actum. Con successiva nota, il Ministero ha poi comunicato che, a prescindere dalla data dell'avviso per i tirocini avviati dal 1 luglio 2016, sarà inammissibile la spesa relativa alla misura 5 anche in mobilità geografica, laddove il contributo pubblico sia superiore a 300 euro mensili. La Giunta regionale ha aggiornato la relativa scheda del piano, come da indicazioni ministeriali, prevedendo il limite dei 300 euro mensili di contributo pubblico e rimandando a successivi atti l'eventuale rideterminazione dell'indennità. A seguito dell'esaurimento delle risorse destinate a tale misura,
tenuto conto dei progetti di tirocinio già ammessi a finanziamenti ed avviati, nonché dei progetti in fase di valutazione e delle numerose proposte di tirocinio già presentate, la Regione Umbria ha sospeso temporaneamente, a far data dal 18 aprile, la possibilità di stipulare nuove convenzioni di tirocinio tra soggetti ospitanti e soggetti promotori già registrati e di creare nuove proposte di tirocinio a valere su convenzioni preesistenti. Tutti i progetti, vado a concludere, le proposte pervenute entro tale data saranno finanziate con le regole preesistenti, ossia con un'indennità massima di 500 euro, tutta a carico del programma Garanzia Giovani e senza obbligo di cofinanziamento da parte dei soggetti ospitanti, a patto che inizino entro la data del 20 giugno 2016. Difficilmente, visti i precedenti numeri, le risorse ad oggi residue consentiranno di ammettere finanziamenti tutte le proposte pervenute. Quindi, con l'auspicio di ottenere ulteriori risorse anche dedicate al programma della Commissione europea, la Regione ha preadottato e concertato un piano di politica attiva del lavoro che ha un valore complessivo per il biennio 2016-17 di 60 milioni di euro, destinando ai giovani ben 24 milioni a finanziamento di misure a cui potranno accedere una volta attuate i giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani e che non trovano coperture finanziarie nelle risorse del programma. Grazie. Grazie Assessore. Il consigliere Squarta rinuncia all'intervento di replica, per cui se rispondi a quella... Sì, allora velocemente con il consigliere Chiacchieroni, sempre per l'assessore Cecchini, rete di adduzione destinata ai territori della Valle Umbra per l'utilizzazione delle acque del fiume Chiascio, intendimenti della Giunta regionale per la definitiva realizzazione dell'opera e per l'estensione al comune di Bevagna della condotta di distribuzione ad uso irriguo. Prego, consigliere Chiacchieroni. Grazie, signor Presidente. Preso atto che sono in corso i lavori di rafforzamento e consolidamento e completamento della diga del Chiascio, che dovrà stoccare quantità di acqua sufficiente per soddisfare sia le esigenze di approvvigionamento idropotabile che irriguo. Considerato che nella progettazione dell'opera sono stati previsti lavori che consentiranno la continua disponibilità di risorsa idrica, aspetto di fondamentale importanza soprattutto per le aziende agricole, considerato che con fondi PSR della Regione Umbria è stata ultimata la realizzazione del serbatoio di raccolta di brufa e dell'anello distributivo che servirà per le aree sottostanti, ricomprese nei comuni di Torgiano, Bettone e Bastia, considerato che la realizzazione della rete di adduzione per l'utilizzo delle acque del Chiascio arriverà fino ai territori del comune di Cannara, preso atto che nel comune di Bevagna si sta sviluppando la coltivazione di alberi da nocciolo e di canapa, tipologie arboree che richiedono una notevole quantità di acqua. Preso atto che in tali territori, sul finanziamento della Regione dell'Umbria, il Consorzio della Bonifica Umbra ha redatto progetti per irrigazione di ampie zone del comune di Cannara e di Bevagna, distretto di Cantalupo, impianti che dovranno essere approvvigionati con le acque addotte dalla diga del Chiasci, località Val Fabbrica. Considerato che gli impianti già progettati consentiranno irrigazione di oltre 1.300 ettari di terreno con evidente beneficio per le attività agricole della zona. Alla luce di tutto ciò, si interroga la Giunta regionale per sapere quali iniziative intende intraprendere per la definitiva realizzazione di tale opera e per l'estensione della condotta di distribuzione ad uso irriguo delle acque del Chiascio anche ai territori del comune di Bevagna. Grazie. Prego a Tini. Ma di fatto l'adduzione al comune di Bevagna già c'è, la Giunta regionale si sta muovendo per far sì che attraverso il lavoro dell'ente Acque Umbre Toscane per un verso e del Consorzio di Bonificazione, i lavori che complessivamente comportano la messa in sicurezza della diga di Casanova, diga del Chiascio e tutte le opere di adduzione siano portate a completamento, perché a fronte di investimenti importanti, molti dei quali provenienti dal piano irriguo nazionale e consistenti anche dal piano di sviluppo rurale per le adduzioni di media e piccola entità, rimane ancora oggi il grande obiettivo
che è il riconsolidamento dell'invaso, è unico elemento indispensabile poi per poter mettere l'acqua a disposizione. Quindi nel frattempo non si è perso tempo, perché ormai i diversi territori dell'Umbria o hanno visto completati i lavori di adduzione o sono in corso di esecuzione, e egualmente stanno andando avanti i lavori per un importo di oltre 38 milioni di euro per il riconsolidamento della sponda, quindi la messa in sicurezza del chiascio. L'impresa che ha aggiudicato la gara d'asta, quindi l'appalto, sta lavorando al progetto definitivo, che ha bisogno del via libera da parte degli enti preposti nazionali. Nel frattempo è già stata autorizzata per tutte quelle attività logistiche utili a far partire il cantiere, che siano disboscamenti, predisposizione di aree attrezzate, soste e via dicendo. Per il resto sono complessivamente oltre 100 milioni di euro che stiamo investendo, stiamo come paese, come regione, appunto, come complessivamente tra Piano Irriguo Nazionale PSR, con l'auspicio che in prima battuta avrebbe dovuto essere il 2017, noi confidiamo nel 2019, anche perché sappiamo che in Italia, adesso vediamo il nuovo codice per gli appalti, ma ogni volta che ci sono gare di appalto c'è qualcuno che ricorre, quindi i tempi si allungano, però l'impresa ha il 2019 per, come tempi per riconsegnare l'invaso funzionante, che di conseguenza ha la possibilità di mettere a disposizione l'acqua, soprattutto io dico per l'agricoltura. Voglio anche aggiungere che probabilmente come Regione Umbria, anche ancorché piccola, probabilmente siamo una delle regioni meglio messe da un punto di vista delle potenzialità e anche concretamente dei servizi che a uso irriguo e anche idropotabile mettiamo a disposizione attraverso il sistema Montedoglio e Chiascio, riuscendo a dar soddisfazione fin qui a una bella fetta dell'Umbria e naturalmente, appena sarà terminato il chiascio, credo anche a quella che è, insomma, la pancia all'interno di quei territori che oggi faticano, ma che insomma hanno la speranza di contare che i lavori, proseguendo velocemente, poi avranno una fine certa. Grazie Assessore. Il consigliere Chiacchieroni non intende replicare, quindi la risposta è stata più che soddisfacente. Passiamo all'oggetto numero 18. Si tratta di una interrogazione presentata dal consigliere Smacchi e rivolta all'assessore Bartolini. Progetto di ridefinizione del quadro normativo riguardante il sistema delle agenzie regionali. Informazioni e intendimenti della Giunta regionale sullo stato di attuazione del progetto e intendimenti della Giunta medesima a tutela dei dipendenti precari, tra i quali quelli della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessori. Oggi con serietà e con senso anche dei tempi porteremo all'attenzione dell'Assemblea legislativa il piano triennale della semplificazione. Era un impegno che la Giunta e l'assessore Bartolini in particolare si era preso alcuni mesi fa in prima commissione, e i tempi sono pienamente rispettati perché parlavamo del mese di maggio. Ora però bisogna andare oltre, perché in quel piano c'è scritto in particolare che la pubblica amministrazione dovrà concentrarsi su tre parole: partecipazione, concretezza e rapidità delle decisioni. È per questo che in quella stessa commissione l'assessore Bartolini aveva parlato del mese di giugno per quanto riguarda il sistema di riordino delle agenzie regionali. Una legge di riforma questa molto attesa, una legge di riforma che potrà essere e potrà dare un valore aggiunto alla stessa efficienza e operatività della pubblica amministrazione, non soltanto a livello di riduzione dei costi, ma anche e soprattutto a livello di capacità di dare servizi. Allora, il senso di questa interrogazione è proprio questo: capire a che punto è quel progetto che l'assessore, in seno alla prima commissione, ci aveva anticipato, e allo stesso tempo capire anche, e su questo ringrazio l'assessore che per il 18 di maggio ha dato disponibilità a venire in commissione per illustrare
il quadro del lavoro precario che coinvolge la Regione e le agenzie correlate, dicevo, capire come anche alcuni precari che erano in scadenza il 30 aprile per quanto riguarda Villa Umbra possono in qualche modo coesistere. Quindi riforme e tutela per quanto riguarda i lavoratori. Questo è il senso dell'interrogazione, Assessore. Grazie. Assessore Bartolini. Grazie, Consigliere Smacchi e Presidente della Prima Commissione, naturalmente. L'occasione è appunto anche per fare una giornata molto importante come oggi, perché tra poco sarà discusso il piano triennale di semplificazione, sullo stato del cantiere, dei lavori in corso sulle riforme. Allora, io vi do attualmente a che punto siamo proprio del cronogramma. Per quanto riguarda la più volte annunciata e anche oggetto di stesse interrogazioni, mi ricordo su questo tema specifico ci fu un'interrogazione del consigliere Ricci, e cioè della parte relativa all'accorpamento dei nostri enti di ricerca e del sistema poi anche del SEU. Ci sono stati dei lavori preliminari con i tecnici del Consiglio, perché nell'ambito dei lavori tecnici si è deciso che questa parte, visto che ci sono organismi del Consiglio diversi che sono coinvolti, appunto il testo venga predisposto dai tecnici del Consiglio. Proprio prima ho potuto verificare che sono stati posti all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, sto aspettando e aspetto una risposta da parte a brevissimo appunto della Presidente Porzi, e quindi questa parte, diciamo che se c'è l'ok è in fase, può essere già di discussione, dobbiamo stabilire se fare un pacchetto organico oppure procedere per blocchi. Poi, per quanto riguarda AFOR, proprio questa mattina il lavoro tecnico mi è stato consegnato brevi manu, questo fine settimana leggerò i risultati della commissione di studio per iniziare a cantierare anche sotto il profilo dell'AFOR quello che già era stato preannunciato con il documento di programmazione. Per quanto poi riguarda il tema della centrale unica di committenza, ho portato ieri in giunta uno studio di fattibilità e abbiamo rinviato perché ieri in giunta mancavano sia l'assessore Cecchini che l'assessore Paparelli, ma la prossima settimana anche questo, diciamo, sarà oggetto di una valutazione della giunta. Rimane il tema di Adis, su cui si sta lavorando in modo che anche questo venga completato, su questo sto cercando di accelerare, ho proprio rinnovato al dottor Rossetti di presentarmi l'articolato, quindi diciamo che il cantiere sta andando avanti, è a buon punto, io penso che quell'impegno che avevo preso in commissione possa essere, con la collaborazione del Consiglio, essere rispettato. Prego, Presidente Smacchi. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio l'assessore anche per la collaborazione che ha con la prima commissione. Credo che quel mese di giugno di cui parlavamo non era un mese a caso, perché significa di fatto un anno dall'inizio dei lavori della nuova giunta a presidenza Marini, e credo che gli umbri dopo un anno si aspettano quella concretezza e quelle scelte che gli abbiamo in qualche modo prospettato sia in campagna elettorale sia poi successivamente con le linee di indirizzo. In questo contesto, Assessore, avremo modo nella seduta del 18 però di parlare anche di quell'aspetto che lei non ha toccato, che riguarda i precari,
che è un aspetto fondamentale, perché le riforme non si fanno sulla testa delle persone, ma si fanno con le persone. Quindi da questo punto di vista io credo che il lavoro che sta facendo anche presso gli uffici per far sì che si abbia un quadro generale appropriato sarà fondamentale in questo processo. Noi l'aspettiamo in prima commissione e vedrà che là i tempi saranno brevi e fruttuosi, perché non abbiamo più un minuto da perdere. Grazie. A questo punto abbiamo terminato la sessione dedicata al question time. Io vi devo chiedere cortesemente una interruzione di un minuto e vorrei qui al tavolo della Presidenza ai capigruppo per discutere e concertare l'inserimento di una pratica per cui c'è stata chiesta l'urgenza. Grazie.